Cinque figure dall'aspetto inusuale, nere, senza colore e senza volto, apparentemente anonime, il cui significato, a guardarle bene, emerge in tutta la sua complessità. Sono sagome di uomini e donne disegnate sul muro del sottovia Alvisi di Barletta, nelle quali ognuno può identificarsi con le proprie differenze e specificità nel nome dell'inclusione. Lo ha realizzato il maestro barlettano Borgia, che sul muro su cui ha immortalato la freccia del Sud, Pietro Mennea. A commissionarlo l'Associazione Divini del Sud, che da 5 anni si occupa sul territorio di promozione sociale e culturale, a sostegno di coloro i quali sono spesso tagliati fuori perché non rientrano nei canoni rigidi dettati dalla società. Ecco quindi che l'associazione, attraverso la mano di Borjak, ha dedicato una figura che tende alla bellezza. Possa comunicare per il fatto che esiste agli altri, non per il fatto che è diversamente abile o diversamente tra virgolette, in maniera che noi così possiamo imitare la natura che tende verso la bellezza e nella nostra differenza fare il puzzle di persone che camminano sul pianeta Terra. Barletta dunque corre sempre di più verso la strada dell'inclusione e della solidarietà. Siamo contente di aver lasciato il segno su questo muro così prestigioso della città e non solo negli occhi e nei cuori delle persone che ci seguono da sempre. Tutti noi possiamo identificarci in queste figure stilizzate, per cui il messaggio è quello che tutti siamo utili alla causa, ciascuno nella propria unicità, ciascuno nella propria diversità.